Per questa recensione devo ringraziare Mattel e la scatola dei giocattoli per avermi dato questa opportunità. Grazie mille! Ah, ragazzi, come state oggi? Proprio poche ore fa mi sono ritrovata nella posta questa nuova Barbie da recensire. Sono sempre abbastanza emozionata quando devo recensire una Barbie, perché è Barbie e soprattutto perché di solito va a colpire tutti i miei punti deboli quando recensisco, perché come avrete notato anche questa Barbie, come ci fa vedere l'immagine promozionale, è come quella che ho recensito in precedenza, non so se vi ricordate, è Barbie capelli arcobaleno. Beh, anche questa, come potete vedere, ha qualcosa nei capelli. Questa volta sono dei glitter. Infatti questa Barbie si chiama Glitter Hair o chioma glitter qui in italiano. E quindi questa volta dovrò cimentarmi nel decorare i capelli di Barbie con ben 7 palette di glitter diversi. Mi sembrano essere verde, rosa e blu. Strano accostamento di colori per essere Barbie. E come ci dice la scatola, ci sono anche ben 16 design diversi, tra cui leopardato, cuoricinato, stellinato e ammantato. Sempre sulla scatola ci fa vedere che c'è anche un applicatore e poi i capelli di Barbie dovrebbero uscire più o meno così. Beh, non fidiamoci mai troppo della scatola e vediamo come sarà il risultato. E dei capelli di cartone, dove ci fa vedere sì cos'altro arriva con la bambola. E beh, sono un po' tesa, vi ricordate, non è andata benissimo con Barbie capelli arcobaleno vista la mia totale incapacità. E comunque qua c'è il logo Barbie, dice che ci sono 16 fogli adesivi e che la bambola è consigliata dai 5 anni in su. Lo sfondo è ovviamente di cartone e come potete vedere ci sono sopra 1000 glitter finti, intendo una folata di glitter. Questa parte è di plastica e come potete vedere è scolpita in maniera molto particolare, molto di design devo ammettere. Dice anche di andare a visitare un sito barbie.com/tytips, quindi consigli sui giochi. Forse dovrei andare a vedere davvero un video prima di lanciarmi a fare questa cosa. Però penso che davvero pochi di voi andranno a vederlo prima di mettere mano sulla vostra Barbie e quindi farò lo stesso. Questo è ovviamente il retro della scatola. Come vi ho già detto, questa Barbie si chiama Glitter Hair, mentre in italiano è stato tradotto in chioma glitter. Glitter Hair significa semplicemente capelli glitter, quindi non capisco perché chioma glitter. Ma va bene, vi fa anche vedere come si fa a rendere i capelli di Barbie glitter in ben 3 steps. Vi risparmio queste immagini in dettaglio perché ve lo spiegherò io sul momento e sarà molto divertente probabilmente, o meglio molto triste per me e molto divertente per voi. E qui ci mostra una cosa molto triste per me perché ci fa vedere che possiamo fare diversi stili per i capelli di Barbie e come sapete io sono totalmente negata, non so quasi neanche farmi la coda da sola. Penso che la mia Barbie rimarrà più sul classico. È giunto il momento di deboxare questa Barbie. E ovviamente vi aiuterò io, penso davvero che ce ne sia bisogno. Molto carini questi glitter, dici che me li posso mettere anch'io? Non lo so, potremmo provare. Come sta andando questo The Box? Avrete decisamente bisogno di me, ma ho visto The Box ben peggiori come quelli del Disney Store. Me li sogno ancora tutte la notte. Per il resto non è così difficile, ma ci sono molti accessori piccoli, quindi state attenti a non perderli, sono cavoli vostri, insomma. Grazie, forbice. Niente! Prima di parlare dei glitter, parliamo di Barbie stessa e di quello che potremo fare quando poi i nostri glitter e i nostri design saranno finiti. Perché purtroppo andrà a succedere e quando succederà avrete Barbie solamente così. Direi che bisogna darle un'occhiatina più da vicino. Questo è il viso di Barbie, forse non è lo stesso per voi, ma per chi è della mia generazione è come vedere un viso amico. Io ho giocato, penso, per la maggior parte della mia infanzia solamente con Barbie, non c'era una varietà di bambole grande come c'è oggi. Barbie era praticamente la vostra unica opzione o Tania. Ma Tania, insomma, non mi è mai piaciuta particolarmente, ma non fatemi parlare di Tania, potrei stare qui a parlarne 8 ore. Il viso è veramente simile a quello di Barbie capelli arcobaleno. Direi che è praticamente lo stesso, forse cambia leggermente il trucco. In questo momento non riesco a ricordarmi e penso che dovremmo andare sia io che voi a vedere il mio vecchio video, anzi che dovrebbe già essere qui in giro che gira. In ogni modo è il viso che Mattel ha deciso di dare di base a Barbie nel 2015. I capelli di Barbie, essendo lisci, sono molto ben messi già appena tirati fuori dalla scatola e pronti per essere giocati e la lunghezza è la stessa di quelli di Barbie capelli arcobaleno. Identica, non sono lunghissimi come sembra dalla scatola. Penso che lo facciano per cercare di far vedere che Barbie è una persona reale e che i capelli più lunghi di così non si possano realmente tenere. La posizione delle braccia e del corpo stesso è identica a quella di Barbie capelli arcobaleno, quindi è snodabile solamente alle spalle e potete quindi muoverla solamente così e così. Come accessorio hanno deciso di darle questa collana argentata che effettivamente riempie davvero la bambola e l'outfit in generale. E poi ha questo vestito che è un top rosa,
una cintura nera e una gonna di jeans, penso, piena di brillantini. Il vestito è molto molto semplice, ma abbastanza carino. Poi queste due scarpe nere in plastica removibili, che sono leggermente diverse da quelle di Barbie capelli arcobaleno col tacco nere. Aspetto abbastanza simile a Barbie capelli arcobaleno. Il vestito non è niente di importante, ma non è niente neanche di male. Insomma, questa bambola non punta troppo alla parte fashion, ma più alla parte dei capelli e di quello che possiamo farci. Però, come vi ho già detto, quando i design finiranno, Barbie è quello con cui rimarrete. Arriva con questa spazzola brandizzata, poi anche un uso differente che vi mostrerò dopo. Questo che serve per far stare i capelli di Barbie fermi mentre voi applicate il design. Due barrettes, una argentata e una nera. Sono più carine di quelle che arrivavano con Barbie capelli arcobaleno. E come con Barbie capelli arcobaleno, tre elastici, uno nero, uno bianco e uno rosa, per legare i capelli di Barbie e farle qualche acconciatura che io non sono assolutamente capace di fare. Gli oggetti più importanti sono però i nostri glitter, sono attaccati su queste fascette. E abbiamo questi tre colori disponibili. Questo che mi piace molto, che è un color azzurrino peacock, che va molto di moda, quindi è color pavone. Poi c'è ovviamente il fucsia e il viola. Ci arrivano tre palette fucsia, mentre per gli altri colori solamente due. Quindi gli altri due colori sono quelli che finirete probabilmente più in fretta. Oltre ai glitter poi arrivano i design, che poi vedremo esattamente come usare, che sono questi, e ne ho già parlato quando li abbiamo tirati fuori dalla scatola. Sembrano essere rosa, ma non lo sono, lo sono pochissimo per farvi vedere dove avete applicato la colla, perché principalmente di base questa è colla. Arriva poi un manuale di istruzioni che io ho ovviamente letto, però come al solito di non fare un enorme casino. Prima di applicare i glitter, la prima cosa da fare è spazzolare i capelli a Barbie finché non ci sono più nodi, col suo pettine che sembra davvero saper fare il suo lavoro. Ho deciso di togliere Barbie dallo stand perché voi non ne avrete uno, lo stand è mio, quando farete questo lavoro con la vostra Barbie. Penso che inizierò usando questa ciocca di Barbie qui di lato. Le do un'altra spazzolatina per sicurezza. Posizioniamo lo strumento. Cercate di far stare i capelli il più liscio possibile. Che ansia! Ora scegliamo il design. Penso che per iniziare userò i cuoricini. Andiamo sul sicuro. A chi non piacciono i cuoricini, su. Bene, ora che abbiamo il design, dobbiamo togliere questa plastichina che copre, diciamo, la colla, e metterlo in questo verso che ci dice anche la freccetta, quindi circa così, e far scendere la colla o comunque far stare il design sui capelli di Barbie. Potete usare le vostre mani o le vostre dita come sto facendo io, oppure aiutarvi con la spazzola, che forse è la cosa migliore. Bene. Ecco fatto, come potete vedere il design si vede un pochino, qua vedo due cuoricini, in alto si è attaccato un pochino peggio che in basso. Ora applichiamo i brillantini e penso che sia il momento della verità. Ho deciso di applicare il rosa perché è quello che si adatta di più ai cuoricini, almeno secondo me. Poi vi arrivano davvero tanti rosa, quindi mi sembra quello che possiamo sprecare più facilmente. Bisogna anche qui togliere questa pellicola. Ora basta prendere i nostri brillantini così e passarli sui capelli di Barbie, per farli attaccare qui dove c'è la colla. Wow! In alto, come già sospettavo, non si erano attaccati benissimo ai capelli, ma i cuori in basso invece sì, e guardate, si vedono davvero bene! Durante il processo dell'applicazione dei brillantini ne perderete molti, quindi mi raccomando, non fatelo su un tappeto possibilmente, o vostra madre vi ucciderà. Wow! Serve sicuramente un pochino di pratica, ma sicuramente, come ho già detto, il risultato è molto meglio rispetto a Barbie capelli arcobaleno. È molto più simile a quello che c'è sulla scatola. Quindi ora voglio assolutamente provare a aggiungere qualcos'altro ai capelli di Barbie. Stavolta usiamo il viola scuro. Anche le stelle sono uscite abbastanza bene, purtroppo i capelli mi si sono leggermente mossi, ma questa Barbie Glitter Hair o Chioma Glitter è decisamente
molto molto meglio di Barbie capelli arcobaleno. Penso che sia anche molto più divertente e anche più semplice per delle persone non molto sveglie come la sottoscritta. Wow! Andrò avanti a glitterare i capelli di Barbie, ma visto che ci metterò del tempo perché sono molto lenta in queste cose, ho deciso di darvi già la mia opinione personale sulla bambola. Sicuramente questa funziona molto meglio rispetto a Barbie capelli arcobaleno. Pensa che sia dedicata a un pubblico giovane e non a un pubblico di veri collezionisti che amano sperimentare e giocare con i capelli di Barbie. Ovviamente basta lavarle i capelli per togliere tutto quello che avete creato su Barbie e quindi ricominciare da zero in caso di errori o quant'altro. Il prezzo qui in Italia è di 29 euro, non è altissimo ma non è neanche bassissimo, ma voglio assolutamente sapere cosa ne pensate voi ovviamente qui nei commenti. Adesso continuerò a decorare i capelli di Barbie e vi metterò delle foto. Vi chiedo scusa perché, come avete notato, sono pessima in queste cose. Un'altra cosa che lega molto questa Barbie è che, come ho già detto, quando saranno finiti i design e i glitter, purtroppo il gioco sarà finito. Sarebbe bello se Mattel creasse dei pack con cui sostituire glitter e dei nuovi design con temi diversi magari, ma purtroppo qui in Italia questa cosa non accade. Quindi dopo che avrete finito di giocare con Barbie e con i suoi design e con i suoi glitter, come vi ho già detto, questo è quanto vi rimarrà. Io non ho più la vostra età, ma forse penso che dopo finiti i glitter e i design forse lascerei la bambola un pochino da parte. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, cosa ne pensate soprattutto di Barbie, perché è quello che mi chiedo sempre. Alcuni di voi mi chiedono di recensirla, altri mi dicono no, ti prego non farlo più. Quindi scrivete nei commenti, secondo voi Barbie è ancora Barbie? Insomma, a voi Barbie continua a piacere? A me piacciono moltissimo le Barbie Fashionistas, ad esempio. In ogni modo, voglio davvero sapere cosa pensate a proposito di Barbie, di questa Barbie, ma di Barbie in generale. Quindi scrivetemelo assolutamente nei commenti. Noi ci vediamo domani o dopo per una nuova recensione. Ricordatevi anche che sono su Instagram e su Facebook, ed eccovi qui le foto.